Buonasera a tutti amici di Musicando, questa sera un viaggio nella musica classica e lo faremo con il compositore, concertista, chitarrista Claudio Cecere. Ciao Claudio. Ciao Lucia. Benvenuto. Grazie. Stasera abbiamo tante cose da raccontare, parlaci un po' di te, del tuo percorso artistico. Sì, io comincio a studiare musica all'età di 14 anni, 14 e mezzo, e ho avuto la fortuna di incontrare degli ottimi maestri, tra cui ho cominciato con Filippo Sica e poi ho proseguito con Agnello Desiderio, un concertista di fama internazionale, tra i primi nomi mondiali. Poi mi sono perfezionato con altri maestri sempre di calibro internazionale e ho frequentato le master di Maurizio Colonna, che è un chitarrista compositore di fama internazionale anche lui, e quindi bisogna sfatare il mito che bisogna cominciare da piccolissimi a suonare, perché anche se si comincia in un'età un po' più avanzata si possono raggiungere degli ottimi risultati. La passione per la chitarra è ereditata da qualcuno o innata? No, stranamente ho cominciato con il piano. E poi vidi una chitarra e dissi no, devo suonare la chitarra. Mi innamorai dello strumento, delle forme dello strumento, del suono, del timbro. Tanti eventi importanti hanno caratterizzato anche il tuo percorso artistico. Sì. Tante collaborazioni, tanti nomi importanti. Sì, mi sono interessato all'apertura, ho incontrato dei pittori di grande livello e sono stato ispirato dalle loro composizioni e ho scritto dalle loro opere e ho scritto delle composizioni ispirandomi ad esse e ho inaugurato le mostre di due pittori molto famosi della penisola sorrentina, che sono Enzo Prestileo e Renato Bassum, che adesso non c'è più. Cosa ricordi di quei momenti? Com'è stata questa esperienza? Momenti bellissimi, perché studiare l'arte dei colori è estremamente affascinante e portarli in musica non è semplice. Bisogna liberarsi da tutte le sovrastrutture che noi un bel abbiamo. Connubio. Sì. Stasera cosa ci fai ascoltare, Claudio, con la tua chitarra? Il primo brano che vi farò ascoltare è l'adagio dal concerto in re minore per oboe e archi di Benedetto Marcello. Ascoltiamo. Ok. Thank you.
Claudio. E qui ci troviamo con la tua chitarra, la tua compagna di avventura, di vita. Sì, questa è una chitarra che è stata costruita dal liutaio Roberto Sansone, che in realtà l'abbiamo un po' progettata insieme e io ho contribuito per quanto riguarda la parte estetica, infatti la rosetta richiama il simbolo del sole, che è il cerchio con il punto, e ha delle decorazioni dorate e quindi richiama il sole. La chitarra è il modello Solis, è stata costruita apposta per me. E quanto sei legato a questa chitarra? Tantissimo, perché ho contribuito anche alla costruzione, sono stato spesso con lui nelle fasi di lavorazione. Quindi ci sapresti dare anche qualche lezione di liuteria? Complimenti. Diciamo che conosco bene la costruzione dello strumento. Grazie. Claudio, la tua sensibilità ti ha portato anche a collaborare con il progetto Gioia di Vivere. Parlaci un po' di questo progetto importantissimo. Sì, è l'associazione Gioia di Vivere che aiuta i bambini leucemici. E ho fatto vari concerti per questa associazione per la raccolta fondi per aiutarli. Ebbene, la musica deve essere vicina a questa realtà perché è medicina pura dell'anima e dello spirito. Esatto, infatti questo proprio volevo chiederti, la musica può essere interpretata anche come terapia dell'anima, no? Sì, infatti esiste la La musicoterapia, musicoterapia. sì, ma se vogliamo andare un po' più nel profondo, la musica è vibrazione pura, l'universo è una C'è un vibrazione collegamento? con il cosmo. Infatti sono state scoperte le onde gravitazionali tra i vari pianeti, le stelle, e quindi noi siamo vibrazione. E la giusta vibrazione, la giusta consonanza può guarire. Torniamo alla tua musica, cosa ci fai ascoltare ora? Questo Adesso vi faccio ascoltare Capriccio Arabo di Tárrega. Prima pezzo perché? di tutto perché è una serenata, dove c'è una bellissima cantabilità. I temi hanno bisogno anche di uno strumento che riesca a mettere in risalto i temi. E beh, la chitarra che utilizzo è stata costruita in base a questa esigenza. Infatti, predilige la cantabilità sui registri medio-acuti e un accompagnamento dolce del registro grave. E quindi facilita l'esecuzione dal punto di vista musicale per l'esecutore. Thank you.
maestro di un'accademia che si trova a Napoli. Sì, Mama Music Academy. Mama Music Academy. E, sì, insegno ed è fantastico perché lavorare con i giovani è com'è sempre... il rapporto con i tuoi allievi oggi? Ah, bellissimo. I ragazzi sono entusiasti del timbro, delle possibilità dello strumento, anche se risulta un po' difficile all'approccio rispetto ad altri strumenti. Un messaggio che daresti in questo momento ai tuoi allievi? La musica eleva lo spirito, è un modo per crescere, aumenta le capacità del cervello e dell'intelletto e quindi è da percorrere, una strada da percorrere, per tutti forse. Per tutti. E parliamo invece dei tuoi prossimi progetti. Sì. Chi ti accompagnerà? Un po' di colleghi, suonerò con molti musicisti. Il 28 aprile suonerò in una formazione per chitarra e quartetto d'archi, suoneremo i concerti per chitarra e orchestra per la riduzione per archi e sarà al Circolo Nazionale Piazza Dante di Caserta. Poi a maggio suoneremo io e Domenico Di Gioia, un flautista, che saluto. E salutiamo anche noi, ci ha tenuto compagnia qualche tempo fa. Sì, nella primavera musicale a Giugliano, nella chiesa dell'Annunziata, e sarà uno dei quattro venerdì, quindi suoneremo in duo. E poi volevo pubblicizzare un progetto che sta nascendo a Napoli, che è Napoli Guitar Fest, dove in collaborazione con l'Agimus, l'Associazione Musica Ribelle, insieme a Liutaio Sansone, Piero Viti, Andrea Imone, Paolo Termini, Emilio De Matteo, stiamo facendo nascere una bella realtà. Il primo evento sarà il 25 e il 26 febbraio, dove verrà Giulio Tampalini, un nome internazionale della chitarra classica. Come possiamo monitorare? Hai dei canali social dove possiamo seguirti? Sì, su Facebook e Instagram. Perfetto. E la cosa forse più bella del progetto è quella che abbiamo intenzione di far nascere un'orchestra di chitarre sul territorio di Napoli. Io volevo approfittare anche per salutare un tuo collega, Kate Goodman, sì. Che so che sarà con te. Sì, lo salutiamo. Un ottimo direttore, una bravissima persona. Sì. Assolutamente. Infatti lo salutiamo. Cioè e lo aspettiamo. Sì. Ritorniamo ancora alla tua musica, l'ultimo brano che ci proponi prima della chiusura di questa nostra chiacchierata. Sempre di Francisco Tarrega, Recuerdos de la Alhambra. Ascoltiamo. Thank you.
tuo avviso, Claudio, oggi chi si avvicina alla musica cosa deve pensare? Bella domanda. In primis deve donare, perché autocelebrare il proprio ego è l'ultima cosa da farsi. Quindi chi si approccia allo studio della musica deve capire che è un modo per crescere e per donare le proprie conquiste agli altri. Anche un po' per aprirsi, no? La musica serve anche a Sì, questo. per socializzare, Per condividere, per condividere, esatto, sì. un bel messaggio di condivisione. Claudio, noi siamo purtroppo ai saluti finali e io volevo ringraziarti di questa veramente delicatissima chiacchierata. Ti sei raccontata a noi in maniera molto, molto sensibile, molto dolce con la tua musica. Io ti ringrazio. Sì, sono io che ringrazio voi, te in particolare, perché sei una persona splendida. Grazie. E alla rubrica Musicando, che è la prima rubrica che ho visto che dà spazio anche alla musica classica. Ed è bellissimo. Grazie, Per me è stato un grazie grande piacere Claudio. stare qui con Grazie, voi. grazie mille. Infatti noi diamo spazio alla musica. E a tale proposito volevo ricordare a tutti gli artisti che volessero raccontarsi alle nostre telecamere di scrivere a musicandoredazione@yahoo.com. Saluto tutti voi, lascio l'appuntamento come sempre alla prossima settimana e buona musica a tutti. Ciao! Grazie.